fare con l'amministrazione che ha offerto all'organizzatrice la location e tutto quello che poteva dargli. Purtroppo sono successi degli imprevisti che portano l'orchestra, il maestro, i ballerini e i cantanti a decidere di fermarsi qui. Mi sembra giusto, noi siamo arrivati qua oggi, spiegarvi la situazione. Noi purtroppo non c'entra niente, ripeto, l'amministrazione comunale, non c'entra proprio niente, non hanno organizzato loro, loro hanno solo dato gli spazi. Non c'entrano niente le associazioni che ci sono scritte, che hanno collaborato con questa cosa, non c'entra niente l'orchestra. Purtroppo chi si è occupato di mettere in piedi tutto questo spettacolo non sta mantenendo le condizioni contrattuali che avevamo pattuito, che erano state pattuite per tempo. E l'orchestra è un'orchestra di professionisti. E noi abbiamo ribadito nei mesi precedenti, nelle settimane precedenti, quelle che erano le nostre condizioni, perché l'orchestra ha dei contratti da mantenere, da rispettare. Purtroppo nelle condizioni in cui siamo stati messi non possiamo rispettare questi contratti e non possiamo, quindi io mi sono preso la responsabilità di mettere delle condizioni per poter continuare. Non è una scelta, come vedete noi siamo qua e non abitiamo qua, siamo venuti apposta, però non c'è stato il rispetto delle condizioni nei mesi precedenti che avevamo chiesto. Noi abbiamo dato come possibilità fino all'intervallo di oggi, nonostante siano mesi che avevamo chiesto di rispettare le condizioni. All'intervallo di oggi purtroppo ancora non è stato rispettato. Noi abbiamo dei contratti e quindi non possiamo continuare. L'amministrazione non c'entra niente, non c'entriamo niente neanche con gli incassi, perché noi non dipendiamo dagli incassi. Però i 30 euro di biglietto a testa non sono i nostri 30 euro. 30 per 8, nei pensi 240 euro buttati al vento, allora dovete rimborsare i biglietti. Non sono nostri. Vogliamo il rimborso dei biglietti. Sì, sì, va bene, va bene, va bene. Un attimo, signore, un attimo. Un attimo. Giusto. Avete ragione. Parlo io che sto lavorando da mesi. Quello che hanno detto è tutto vero. Quello che hanno detto è tutto vero. Sono qua e loro possono dire: ho lavorato tanto e tanto. Diciamo che l'errore del contante lo speravo non nella gente che guarda da fuori lo spettacolo e non entra a pagare. Ci sono 60 persone qua sopra che hanno lavorato e 30 euro per pagare le fatiche e il lavoro, credetemi, avete visto solo due atti. Però le assicuro, lo possono dire loro. Io non dormo da giorni, perché sono così. Però sì, mi dispiace. I soldi delle prevendite non li tocco, perché erano soldi non per un caffè a me, ma per dare a loro. Ma tra i signori adesso. No, siccome ti hanno detto è una truffa, voglio dire che io i soldi, neanche un caffè, io sono in piedi senza bere, ma non faccio la salata. Questi sono i soldi che sono qua. Allora, guarda che avete incassato, pagate come potete questa povera gente.